Sigla. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, facciamo un video full face makeup by Mario. Tam tam tam. Bene, perché faccio questo video? Perché quando andrà online questo video sarà lo stesso giorno in cui io incontrerò Mario di Didanovic, che è il fondatore del brand Makeup by Mario, meglio conosciuto anche come makeup artist delle celebrities. In particolar modo tutti noi lo ricordiamo per essere il makeup artist di Kim Kardashian. Recentemente ha lanciato il suo brand, che ha avuto un enorme successo, e finalmente da qualche mese il brand è disponibile anche in Italia. Io avevo fatto degli acquisti l'anno scorso di Makeup by Mario nello store di Sephora, l'unico store di Sephora all'interno del Regno Unito, però non avevo ancora provato nulla. Adesso che i prodotti sono disponibili in Italia, vi faccio il full face makeup. Il marchio ha appassionato praticamente tutti, sia i professionisti che i makeup addicti, perché Mario è stato in grado di abbinare ai suoi prodotti innovazione e passione. Vi do tre curiosità su di lui. Allora, Mario Didanovic è nato in America il 1 ottobre del 1983, per la precisione nel Bronx, ha origini albanesi e viene da una famiglia estremamente umile, quindi possiamo dire che lui rappresenta il vero e proprio sogno americano. A soli 17 anni ha ottenuto il primissimo lavoro come retailer da Sephora e solo più avanti è diventato un pro makeup artist. Lo sapevate questa cosa? Ultimo ma non per importanza, se oggi è normalizzato il baking nella makeup routine, lo dobbiamo proprio a Mario, perché diversi anni fa, non so se ve lo ricordate, diventò virale una foto di Kim Kardashian che aveva questa cipria sulla zona contorno occhi, e tutti hanno iniziato a chiedersi che cosa fosse sta cipria, sto prodotto. Era la Ben Nye Powder nella colorazione banana, ed è proprio da questa cipria che sono nate tutte le altre in commercio. Moltissime sono state lanciate proprio con lo stesso nome banana, perché hanno un colore che è fortemente ispirato a quella nuance che Mario applicava proprio su Kim Kardashian. Ma bando alle ciance, iniziamo questo tutorial, because my dear friends, I want to test it out. Hey, it is time to spugnare. Scrivi, spugnare. Hey, prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. E vi consiglio anche di seguirmi nelle stories di Instagram, perché oggi vedrete delle cose molto fighe, vedrete qualche snippet della masterclass di Mario, chi lo sa, qualcos'altro. Vabbè, seguitemi su Instagram, vi lascio il link qua sotto e la schermatina qua o di qua della mia pagina. Bando alle ciance e iniziamo il tutorial. Partiamo con la preparazione del viso, ma intanto vi introduco il fondotinta. Questo è il Surreal Skin, la mia colorazione è la 20N, è un fondotinta questo che è stato vittima di varie critiche, cioè ci sono dei pareri molto contrastanti, c'è chi lo odia e chi invece lo adora. Io ho visto la review di Jackie Aina l'anno scorso e lei ne parlava in modo positivo. Mi sorprende perché lei ha la pelle vista grassa come me, quindi non ho capito bene perché lei lo promuove. Ad ogni modo raga, facciamo lo swatch, è molto luminoso raga, è molto molto luminoso, molto 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 luminoso, quindi io devo necessariamente preparare il viso in modo importante. Descrizione del fondotinta: luminoso e traspirante che si fonde e stratifica senza sforzo per illuminare l'incarnato con una coprenza personalizzabile e a lunga tenuta. Questo secondo me, per me sarà un po' l'anticristo, perché ho visto anche dei TikTok di persone che dopo svariate ore erano, raga, lucidissime. Let's give it a try. Let's give it a try. Come primer oggi andiamo ad utilizzare il Liquid to Powder Shot Serum Primer, questo di Extralandia, perché raga, qui bisogna murarsi seriamente, ma seriamente, eccoci qua, perché tanto se non mi sporco non sono io! Ogni volta quando inizio un trucco, figurati se posso iniziare tutto senza problemi,
no, mi devo necessariamente sporcare la maglia che ho appena lavato. Ma sì, che problema c'è? Che problema c'è? Quindi picchietto questa situazione qua, e che Dio ce la mandi buona, ragazzi, perché qua, raga, io non me la sento di mettere sto fondotinta così, quindi devo un attimo un po' sistemare la situazione. I'm sorry, I know this should be, you know, a true review, scrivi true review. Però raga, mi dispiace. Allora, questo qui è il colore, applico questo Velvetizer. Questo è un prodotto che secondo me non esiste manco più di Urban Decay. È praticamente cipria, che aiuta un attimo un po' questo fondotinta ad opacizzarsi, perché ho visto troppe brutte ho visto delle recensioni di gente che faceva tipo lo stress test e diventavano super oily. I don't want to become oily, I need to do more content. Però ecco, sì, sappiate che questo proprio non è per pelle grassa, ok? Tra l'altro, allora, questo qui non piace neanche a Melissa, eh? E Melissa ha la pelle secca. E tra l'altro lei dice che è anche tipo luminoso, cioè che ha tipo delle, come posso dire, cioè della perla. Della perla! So you understand that? This can be very very dangerous. Comunque, okay, allora, la shade l'ho azzeccata perché ho preso quella di Jackie, e io e Jackie abbiamo gli stessi codici. Per quanto riguarda invece il gusto, allora, lei è un po' strana, nel senso che a volte le piacciono delle cose che a me fanno c***o. I don't understand. Cioè, lei le piace un po' quella cosa un po' luminosa, un po' I hate it. Quindi magari lei ha la pelle forse meno grassa della mia, I don't know. Comunque sì, l'abbiamo opacizzato. Ma vedrete, raga, che tanto non basterà, perché quando all'interno di un fondotinta c'è comunque l'idratante, non ci sono c***i, belli mia. Ah, coprente, mi sembra abbastanza coprente, perché molti dicevano anche che copriva poco. Quindi abbiamo steso sto fondo che amo, percepisco il pennello bagnato. Non oso immaginare se non avessi messo questa cipria. Ve lo dico, if you have oily skin, like you need to prepare your skin, like properly. Ah, siamo un po' arancioni. Però, come sempre, sapete, raga, che io questa situazione poi la vado a sistemare. Mi metto la crema nelle mani, che mi sento le mani secche. Io, raga, chi non fa parte della community da molto magari non lo sa, però io ho il viso che è super oleoso, mentre le mani e il corpo, raga, sono secchissime, è tipo una maledizione, like what the freaking hell. Comunque ho comprato sto coso, non so perché non l'ho preso prima, devo prenderne un altro per l'acqua micellare, così lo tengo a portata di mano. Comunque, raga, questi giorni mi sono decisa, io ho sempre paura del cambiamento, però è giunto il momento di cambiare lo studio, cambiare gli sfondi dietro di me, cambiare l'arredamento. Lo dovevo fare nel 2021, ma purtroppo delle persone si sono offerte di aiutarmi, ma sta roba sta andando troppo per il lungo, e quindi basta, faccio come dico io e basta. Basta! Andiamo con il correttore. Questo come si chiama? Come ti chiami tu? Il Surreal Skin, anche lui Awakening Concealer, colorazione numero 380. Ok, questo è coprentissimo, quindi secondo me lui è uno che probabilmente crede un po' più nel correttore piuttosto che nella base. Comunque, raga, io percepisco la luminosità, nonostante che l'ho opacizzato, io percepisco la luminosità di questo fondo. Ringraziamo il cielo che ho avuto questa magnifica idea, perché non oso immaginare. Sembra che c'ho i baffi. Baffi biondi. Ok, andiamo anche qua. Io sono sempre un po' scurella qua sotto. Come lo percepisco questo correttore? Ma che ti devo dire? Non è male. Questo però mi dà l'idea che si setti molto velocemente. Oh, questo qui è coprentissimo, eh. Ehi, this full coverage, ok. Sì, secondo me lui è uno che... secondo me lui fa concealer spotting. Come sapete, questo video lo sto registrando in anticipo, perché la Loretta del futuro in questo momento sarà con Mario alla sua masterclass. Quindi se ci sono delle cose importanti, magari lo dico nelle storie oggi, se riesco, perché sempre oggi che andrà online questo video ho delle cose da fare, quindi spero di riuscire a fare tutto. No, allora, il correttore è pazzesco, raga. No, raga, il correttore è un frutto fresco. Hey, this is good. Praticamente ho sfumato il correttore col pennello con cui sto sul fondotinta e percepisco la perla.
cioè mi vedo il viso che è un po' più luminoso rispetto alla copertura. Comunque il match di questo correttore ci piace. No amici, dai. Amici amici, e poi ti rubano la bici. Devo fare un video sulle amicizie, perché ho molto da dire. Molto da dire. Ok, adesso andiamo con questo qua, che si chiama Soft Scout Shaping Stick, colorazione Dark Deep. Qui abbiamo lo stick, secondo me un po' poco, però vabbè. E da quest'altra parte abbiamo il pennello, che penso che io non utilizzerò mai, perché non lo so, mi sa di dirty, che poi dopo lo devo andare a lavare, bagnare, I don't know, però a lui funziona questa cosa, quindi vabbè, lui è pro raga, io sono una, sì, sono pro su alcune cose, però comunque non ho quell'esperienza, capito, di truccare le persone. Anyways, posso dire, sì, andiamo anche qua. E sfumiamo picchietto, perché perché questo coso qua mi sta dando un po' di problemucci, cioè quando lo sfumi si va a perdere un po' la pigmentazione. Che vi devo dire, allora il correttore bello, ma va un po' nelle pieghette, un po' tanto, quindi occhio quando lo andate a settare prima di incipriare la zona, sempre comunque sfumare. Che dire amici, allora questo sculpting non riesco a capire bene, è un po' idratantello. Allora Dark Deep, questo mi sembra più un dark, e Dark Deep vuol dire che le persone con la pelle molto molto scura riescono a fare sculpting. Riesco a malapena io a farlo, quindi siamo tutti d'accordo col fatto che si potevano fare delle shade un po' più scure. Magari glielo dico pure quando lo vedo, se avrò la possibilità di parlarci. Adesso facciamo il nasino. Prendo questo pennello. Ah, per il naso mi sembra perfetto, cioè mi piace, si sfuma bene, non rimane troppo pesante. È la fase dello sculpting che è un po' tricky, bisogna stratificare tanto il prodotto, quindi se avete la pelle grassa raga, questo prodotto qui d'estate non lo so. Allora io noto che la texture della mia pelle è un po' più evidente rispetto al solito. Io quando mi trucco, di solito quando metto correttore e fondotinta e primer, siccome ho comunque una bella grana della pelle, io sono fortunata, cioè sì, ho la pelle grassa, però comunque ho una grana di pelle buona, quindi non noto tanto il poro, non noto tutte quelle cose che sono presenti solitamente per chi ha la pelle grassa. Però in questo caso, siccome c'è questo fondotinta che è veramente tanto idratante, mi percepisco di più la grana, quindi sì, vi stresso ancora sul fatto che questo fondotinta è per pelle secca. Poi andiamo con il blush. Questo è il blush stick della colorazione Soft Pop. Lui di solito fa così e poi lo stand. I like this. This is nice. Raga, questo è bellissimo. Forse avrei dovuto applicare così anche il bronzer, chissà, magari sì, che così percepisco più saturazione, non so perché. This is so nice. Oh my god, this, yes. 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 Nonostante sia un prodotto in crema, sì, questo ci è piaciuto molto. Mi piace anche proprio il colore, come è su di me. Raga, questo correttore, I need to be very careful with this. Andiamo con questo qui di Huda e vado a pressare bene qua, perché percepisco una situazione maramandella. Oh, maramaldese! Ah, non ho detto che cipria sto utilizzando, la solita, raga, quella di Kimchi, colorazione Almond. Ma c'è una ragazza che su i reel, oddio i reel, scusate, sugli shorts mi fa... Non prenderlo come un insulto, ma comunque tu sei, cioè, diventi proprio un'altra persona con il make-up. Di certo se mi trucco un po' vorrei cambiare, non vorrei essere uguale come sono prima, cioè avere la pappolla un po' più rosa, pappolla, cheek, come si dice, guancia. Cioè credo che sia normale voler risultare esaltati dal make-up e non uguali. What do you think about this? Abbiamo opacizzato e adesso vado con il mio solito pennello, che se lo trovo, eccolo qua, lo andiamo a utilizzare per sfumare tutta questa situazione. Raga, io ho molta paura. Molta paura, moltissima, moltissima. Cioè tipo a me verrebbe già da settare. Percepisco una situazione qua, si vede ancora la macchia. Raga, io sono onesta, ok? Io sono felice che mi hanno invitato, eccetera, però devo dire le cose, no? Questo sculpting qui, secondo me, come pigmentazione, ecco, diciamo così, poteva
darci un po' di più. Poi vado sempre, oh, adesso ormai mi sono fissata con questo bronzer qua di Makeup Revolution, non me ne vogliate, ma è pazzesco, frutto fresco. In realtà ci dovrebbe essere il bronzer di Mario, ma l'ho cercato tutta la mattinata. Adesso sono le 5, basta, metto questo, magari tipo su TikTok ve ne fa. Però questa roba un po' naturale glowy non mi dispiace, cioè perché non riescono a fare tipo una cosa sì glowy però opaca? Cioè, allora aspettate, che sembro pazza. Allora, una consistenza opaca che però abbia un po' di satin, che ti dia questa roba, no? Questa situazione un po' angelica. Questa base non durerà fine makeup. Io mi percepisco lucida. Pensati lucida. Scrivi, pensati lucida. Ok, adesso vado con questo blush qui, Jones Road, the best blush. Si chiama Berry. Non lo so se Mario abbia dei blush in polvere, però noi mettiamo questo, che anche questo ho comprato a Londra a dicembre, quando sono andata. Raga, mi ero fatta tipo questo viaggio con questo tipo. Che personaggio. Vabbè, non ci sentiamo più. But it was fun though. It was fun. I have fun in London with him. E adesso andiamo da quest'altra parte con questa qui, Cipria, la Santan. Oh, sembra una bambolina comunque. Ah, già combat! Tu va già combattere! Let's proceed, let's proceed, let's proceed. Andiamo a intensificare questo contouring al naso. Che profumo ha Mario di Danovic? Like, chissà cosa, che fragranze usa. Glielo devo chiedere. Passiamo alle brows. In the house. Brows. In the house. Hey, brows. In the house. Vado con questo qui, il Clear Brow Gel di Anastasia, perché non credo che lui abbia. Raga, ma voi ve la ricordate la palette di Mario in collaborazione, anzi no, di Anastasia in collaborazione con Mario? Perché secondo me molti non lo sanno, ma il primo vero proprio prodotto, la primissima palette di Mario non è la Master, non sono le due Masters, è quella di Anastasia. Si chiamava The Master Palette by Mario ed era tutta, era bellissima. Io ce l'ho, la volete vedere? Eccola qua, raga, la proviamo? Faccio tipo un video dove proviamo questa qua, che ne dite? This palette was like everyone wanted this palette. E adesso è introvabile, la potete cercare dove vi pare. Non c'è, non c'è, non c'è la palette di Anastasia e Mario. Non c'è la palette di Anastasia e Mario. Non c'è, non provarci nemmeno. Non c'è su eBay da nessuna parte, c'è. Non c'è! Ok, la smetto di fare il clown. Andiamo con la Precisely My Brow Pencil numero 4.5. Questa di Benefit. È una delle matite per sopracciglia che io prediligo, perché è pigmentata, non è né troppo dura né troppo morbida, è bellissima. Vabbè, comunque vi lascio tutti i prodotti nel box in descrizione e nella barra commenti. Avete visto che ho iniziato a mettere di nuovo tutto, eh. Sono brava. Devo, tipo, io devo trovare una persona che fa questa cosa per me. I need to find a person that does this for me, because non ne posso più davvero, cioè. Raga, io sono tanti anni che sono qua su YouTube, eh? 2013. E non tutti hanno continuato qua, perché comunque, raga, YouTube è uno sbatti, eh. Cioè, devi registrare il video, devi cercare di mantenere l'attenzione alta, la soglia dell'attenzione, che invece adesso stiamo andando sempre più verso una direzione opposta, letteralmente. Cioè, 5 secondi, via, scrolla. Prossimo video, prossimo, prossimo, prossimo! Una slot machine, veramente. E poi devi fare la copertina, devi cercare di non essere noioso, devi trovare sempre nuovi argomenti. Poi adesso c'è anche YouTube Shorts, which is incredible, nel senso che c'è tanta gente che fa solo shorts, è incredibile vedere questa realtà parallela invece a YouTube classico. È affascinante, io ogni tanto posto qualcosa, vedo che comunque le views arrivano anche là, ma mi rendo conto che il pubblico è completamente diverso. Vengono anche nuove persone, no? A seguirmi tramite gli shorts. So it's really interesting, it's really really interesting. Ok, vado a settare, perché raga io ho paura, non mi fido. Lo so che questa cosa la faccio alla fine, but conosco bene i miei polli. Comunque guardate la cipria che cade qui sul décolleté. È giunto il momento degli occhi. Oggi andiamo ad utilizzare questa palette, di cui io ho il terrore, l'ho comprata lo stesso. Questa è la Master Mattes The Neutrals. All'interno, come potete notare, abbiamo solo colori freddi, raga. Cioè, questa è una palette
fredda, freddissima. Mi sono vista un po' di tutorial suoi su persone con pelle molto scura, non neanche troppo scura, non è vero che è scura, molto scura, pelle scura. Io in realtà sono una medium to dark. Lui ha fatto dei trucchi molto semplici, che poi vabbè è anche un po' il suo stile, eh. Difficilmente vedrete Makeup by Mario fare trucchi grafici stile Made by Mitchell, per darvi un'idea. Lui è molto più sulla filone di corrente soft glam, glam, un po' come Charlotte, questa roba qua. C'è un look in particolare che mi ha colpito e che voglio replicare. Ok, iniziamo con gli occhi. Cosa sto dicendo? Dobbiamo fare gli occhi? Certo che iniziamo con gli occhi. What the freaking hell am I talking about? Guys, I'm nervous. Che paura, raga, che paura. Che paura. Così neutralizziamo la palpebra. I am scared as hell. Comunque anche questo è il bello, no? Del make-up. Cioè, tu devi buttarti in cose nuove, prodotti nuovi, e cercare comunque di creare qualcosa di decente. In questo caso, raga, io ho paura, perché la semplicità dei look di Mario per pelle scura mi preoccupa. Con cosa iniziamo? Iniziamo con questo? Ma sì, dai, iniziamo con questo qui. Questo è molto, molto, molto freddo. Lo percepite il silenzio terrorizzato? Lo percepite il post-stress traumatic disorder? Can you percepire this? C'è di peggio, raga, c'è di peggio. Sfumiamo. Guys, I'm so scared. Raga, non so perché in testa ho la canzone. Perché questi colori un po' ashy danno l'idea del fantasma. I don't know. I just know that this is a challenge. This is Mario. Continuiamo, procediamo. Adesso andiamo a prendere questo marrone qua e lo stendiamo qua sotto, proprio qua sotto. I like this, it's nice. Allora, questo sembra leggermente più rosato. È sicuramente più scuro, quindi più intenso, ma c'ha questa punta di rosa o viola, non capisco, che non mi dispiace per niente. Comunque è incredibile come i colori cambiano in base all'incarnato. E devo dire una cosa di Mario che mi è piaciuta: lui ha mostrato i colori per quelli che sono, senza falsare niente. Cioè, quando noi vediamo gli swatch che vi lascio qua su pelle scura, si vede che comunque è una palette molto molto fredda, ok? Quindi ci vuole onestà, e lui in questo lo è stato. Ci sono molti brand invece che falsano gli swatch. E raga, ci sono anche di brand italiani che fanno questa roba qua, è gravissimo. Cioè, tu non puoi falsare la resa del prodotto, perché così fai pubblicità ingannevole. Ma quando vedi queste cose mi verrebbe voglia di indagare su cosa si può fare, no? Quando questo accade, perché non credo che sia proprio legale come cosa. Perché induci il consumatore a comprare qualcosa che di base non è quello che tu stai vendendo. No? So it's very tricky, very tricky. Ok, continuo con questo e intensifico. Così. Sembra tutto grigio, raga. Invece è tipo marrone. Però su di me, raga, è proprio una situazione un po' grigetta. Ok, adesso prendo il nero e lo stendo. Così. Bel nero, posso dire? Lo promuovo. Bellissimo nero. This looks is actually coming forward nicely. What do you think? Che forse mi meraviglio di te? Perché ci pensavo a te? Sì, devo dire, tutto sommato non è malaccio. Allora, tutto molto bello tranne il fallout. Fa un sacco di fallout questa palettina. Quando si tratta di nero io ovviamente mi spavento, perché... Però posso dire che questo nero è potente, eh. Adesso c'è da capire il colore al centro della palpebra. Raga, sono tutti uguali, sono tutti extra ashy. Io metterei questo qua, non so perché, non mi chiedere perché, non me lo chiedere! Scrivi, non me lo chiedere! Però sì, voglio mettere questo. Ma vi dirò che non è malaccia questa roba. Dunque comunque, dai, è un concetto, che dite? Passiamo alla matita, vado con questa qui. Questa è la Master Pencil Pigment Pro, colorazione super black. Ok, super black. Super black!
questo pennellino qua che serve proprio per aiutarci a fare quell'effetto un po' smudge, smoky smudge, che non ci dispiace affatto. Ecco qua, mi piace un sacco questa roba, eh. Che ne dite, belli mia? Boh, per me funziona. Sulla palpebra inferiore che cosa andiamo a mettere? Che sapete che io non sono proprio una grandissima amante del trucco sulla palpebra inferiore, però sembra davvero povero così. Mettiamo questo? Così, giusto per intensificare la situazione, per renderla un po' più misteriosa. Allora, picchietto, perché mi è andato tipo mezzo ombretto dentro l'occhio. Sì, dai, meglio. Anche se non si percepisce tantissimo, però vedo che è diverso rispetto a prima. Ovviamente fa tantissimo fallout questa roba qua. Tant'è che mi ha dato via anche un po' il blush, quindi adesso lo andiamo a riapplicare. Se solo sapessi dov'è, eccolo qua. Raga, mi sa che ho fatto bene a sistemare il fondo come ho fatto, perché la percepivo veramente tosta la situa. Così ci siamo salvati in calcio d'angolo. È stato tutto così improvviso. Ho stabilito certe regole e pretendo che certe regole vengano rispettate da tutti. È vero che sei salita in superficie? Chi si ricorda di questo cartone? Anzi, è un film, non è un cartone. Si dice film in realtà, non so se lo sapevate, che io ho studiato cinema. Ma allora, non so se ve l'ho mai detto, ma io avrei voluto fare la regista. Cioè, per quello che ho studiato grafica pubblicitaria, per quello che ho fatto quell'indirizzo lì, perché io mi immaginavo regista. E invece sto qua a fare i video YouTube. Raga, non avevo i soldi per andare a fare cinematografia. Io purtroppo a un certo punto della mia vita ho dovuto iniziare a lavorare perché my family was broke. Ok, come bronze, che sto dicendo? Come mascara andiamo a utilizzare questo, il Kailash, che secondo me è un bellissimo mascara. Non so perché non se ne parla abbastanza, ma secondo me è ottimo. Posso dirvi una cosa? Non so se seguite su Tikete Tokete, però si vocifera che Kylie stia fallendo e ci sono diverse analisi su questa teoria, con delle riflessioni che non so se siano vere o meno, però ti lasciano un po' il dubbio. Praticamente dicono che lei nel giro di qualche mese ha lanciato una linea di profumi, una linea di energy drink e la linea di abbigliamento, e che per la prima volta nella storia del suo business nessuna di queste tre particolari, anzi l'energy drink e il brand sull'abbigliamento, non abbia incassato così tanto. E quindi dicono che praticamente lei non è riuscita a tenersi il suo pubblico nel corso degli anni, perché la Gen Z non la segue più di tanto. Ormai la IT girl in questo momento è Hailey Bieber, e lei ha cercato un po' di, dicono questo sempre, allegedly, avvicinarsi un po' al mondo dei millennial, ma i millennial proprio non la considerano, cioè non si sentono vicino a loro, perché lei non è una millennial. Se non so lei di che anno è, però ecco, non la trovano relatable, perché relatable non è. Allora, io non amo molto i creator e le celebrity che devono per forza fare i relatable. Non sei relatable, non lo sei, sei miliardario, non potrai mai essere relatable, ma è anche giusto così, secondo me. Cioè, non so se avete visto anche tutta quella diatriba lì, polemica su Jennifer Lopez, la stanno massacrando là, poverina, mamma mia. Boh, non vorrei essere nei suoi panni in questo momento, però sì, c'è tanta gente che le rimprovera al fatto che deve smettere, insomma, di fare quella del Bronx, from the block, perché non è credibile. E quindi, sempre il stesso discorso, Kylie, dicono che non è relatable, che non lo è, non lo sarà mai. Time for the lips. Io ho queste due matite, ho la milk chocolate e la dark chocolate. Questa è la dark chocolate e quella qui in basso invece è la milk chocolate. Sembrano uguali, ma in realtà sono diverse, una è più scura. Andiamo con la dark chocolate. Questa matita all'interno ha anche questo pennellino che potete usare tranquillamente per sfumare all'interno delle labbra, così. Questa è una cosa che lui fa, tra l'altro, molto spesso. Questa è calda come matita, la percepisco un po' più caldina. Ok, andiamo con questo prodotto qui. Questo è il Ultra Suede Cozy Lip Cream Chocolate Dreams. Oh god, this is so good. This is nice, oh, this is nice. E poi andiamo con Mocha Latte. Ah, è proprio freddo questo, eh. Forse cozza un po', perché la matita, non so perché in video, risulta più calda. No, raga, qui mancano le ciglia finte. I tried. I have tried it, I can't. Applico le ciglia finte e torno da voi. La percepisci, la cattiveria di questo look? Io la percepisco, non so voi, ma per me questo look è favola. Comunque è favola. Bellissimo. Devo dire che alla fine questi colori non mi stanno male. So Mario, probably Mario, let's
fuck. This is good, this is good. Not gonna lie, not gonna lie, not gonna lie. I was skeptical, you saw that throughout the video. But what can I say? I look good, bitch, I look good. Che cosa ne pensate voi di questo look, raga? A proposito, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, iscrivete. No, no, non quello che ho, no, cool, cool tone. Considerazioni personali. Allora, fondotinta, non posso darvi una vera e propria recensione su questo fondo perché io l'ho alterato. È un fondo idratante, cioè io nonostante ho messo cipria, raga, e cipria sul fondo, io comunque percepisco questa situazione molto perlata. Cioè si vede proprio che è un fondotinta luminoso, quindi questo qua è adatto a pelle secca e strasecca. If you have dry skin, this is your best friend. Invece per la pelle grassa questo è tipo l'anticristo, ok? Correttore. Allora, il correttore mi è piaciuto, ma non ho capito perché andava così tanto nelle pieghette. Comunque, basta sfumarlo e opacizzare subito dopo averlo sfumato. Lo stick, raga, questo qui non mi sento di promuoverlo perché lo trovo un po' troppo sheer, un po' troppo, non è così pigmentato. Invece il blush mi è piaciuto tantissimo, eccoci qui. Questo vi devo dire che fa la sua porca figura, è proprio bello, bello, pigmentage e si sfuma bene, cioè è bello. Poi che cosa abbiamo provato? Abbiamo provato la palette. Raga, che vi devo dire? Non vedo l'ora di fare altri look, vi posso dire che non vedo l'ora di fare altri look perché questo qua è molto bello. È freddo, sì, però mi sta bene. Non è ashy, non lo trovo non performante. Una bellissima palette. Peccato un po' che questa roba qua io non la posso usare. Cioè, io di questa palette posso usare questo. Qui sopra, sì, toh, giusto questo. Ma questi due sono proprio per la pelle chiara. Le matite. Allora, la matita occhi, raga, è morbidissima. È morbidissima e poi si setta. Quindi è molto facile da gestire. Cioè, a me è piaciuta molto, vi dico la verità. Così come mi sono piaciute le matite. Anche loro le trovo molto morbide, pigmentate. Si stendono veramente tanto facilmente sulle labbra, molto molto buono. E anche questo prodottino qua, che non so se è disponibile da Sephora, questo lipstick cremoso, io avevo preso questi due, raga, molto fighi. Ho anche questo qua, questo è un prodotto che dovrebbe rimpolpare le labbra, colorazione Miss Rose. Poi abbiamo sempre un'altra tipologia lip plumping, questo è sempre Moisture Glow Plumping Lip Serum, colorazione Bronze Glow, che è leggermente più sheer, come potete notare, però come tonalità siamo molto simili. Vabbè raga, ma io amo Basic Bae. Poi andiamo con questo rossetto qui, Fanda, anche questo siamo sempre qui sui toni del rosino freddo. A seguire Nikki. Allora, Nikki quando l'ho comprato mi sembrava di un altro colore, questo è veramente tanto acceso, però vabbè, non mi dispiace. E poi abbiamo Daniela, che è questo qua. Quindi questi sono i prodotti labbra che ho. Ah, vi faccio vedere anche questi qua, quelli cremosini. Mocha Latte, questi li ho comprati, non mi è stato regalato niente. E questo invece è Chocolate Dreams. Eccoci qua, quindi questi sono tutti i rossettini che ho preso di Mario. E come potete vedere sono molto belli, su pelle scura li trovo molto flattering. Io raga mi sento di promuovere questo brand, anche perché ho provato anche le altre palette. Io ho altre tre palette di Mario, quindi in totale ne ho 4, anzi in realtà ne ho 5, anche quella diversa da Lilz. Fatemi sapere se vi piacerebbe un contenuto dove proviamo quella là di Anastasia. Ah, posso fare proprio un video dove utilizzo prodotti iconici della beauty community, i lanci più iconici della beauty community, perché ce ne sono veramente tanti, raga, che sono magari discontinued, che per fare un po' un revival, che a me mancano tantissimo quegli anni 2016-2017 dove era tutto senza tutti questi drammi, senza, mamma mia, era anche meno crowded, everything was so freaking amazing. Amazing. Raga, sono pazzesca, mi dispiace, sono frutta fresca. I look good, this look is good. Ovviamente vi lascio tutti i link nel box di descrizione. Il saluto di oggi va a The Healing Witch. Ciao, come ti chiami? Oh, I don't know what is your name. Ok, ciao Healing Witch, che tra l'altro mi scrive: finally un look low cost che rende felice anche la Lori. Yes, grazie mille per far parte della Instagram family, ti mando un bacio enorme. Come ti chiami? Scrivimi magari sotto qua su questo video, così posso capire chi sei, qual è il tuo nome. Se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche, ma proprio tutte, e commentare sotto questo video hashtag Anvedi Mario. Anvedi
di Mario, ok, ok. Così sceglierò tra questi commenti uno per salutarvi al prossimo saluto della Grace. Siamo giunti alla fine di questo video, significa che sono stata bravissima ad intrattenervi. Questo momento giusto per iscriversi. L'iscrizione è gratuita e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ragazzi, non dimenticatevi di mettere un like. Così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!